La scena iniziale di Arancia Meccanica è rimasta nella storia. Alex e i suoi drughi sono al Corova Milk Bar a bere il latte più. Il latte simboleggia la giovinezza ed una mentalità infantile. Ricordiamo che, soprattutto nel romanzo originale, i protagonisti sono dei ragazzini. Il latte più contiene droghe, simbolo di una generazione di adolescenti preda dei vizi incontrollabili. Il vestito dei drughi è un mix sia di uniforme da poliziotto, sia di supereroe, di un bianco che simboleggia sia purezza, sia malattia, un bianco privo di sentimento come un camice. Ed è qui che si dichiara l'obiettivo principale dei drughi, ossia l'ultraviolenza. Questo è il tema centrale di tutto il film, la violenza, che esiste in tutte le forme, violenza fisica, sessuale, verbale, violenza politica, violenza psicologica, umiliazione. Il film è pieno di scene violente che, per l'epoca, risultarono scandalose, fino a nauseare lo spettatore. Ed è quello lo scopo, analizzare visceralmente quella cosa che l'uomo cerca di evitare, la violenza. I drughi girano per Londra, compiendo crimini di ogni tipo, scontrandosi con altre bande. In una delle scene si vede una banda che cerca di imporsi su una ragazza in un teatro. Questo simboleggia due cose importantissime nel film. Da un lato, la violenza nel teatro, ossia la violenza rappresentata nell'arte, nei media. Siamo abituati a vedere questa violenza in uno schermo, con distanza. Il film viene duramente censurato perché si riteneva che potesse ispirare violenza, ma Aristotele ci ricorda che è l'opposto. La violenza nel teatro e nei film ha lo scopo di fare catarsi. È cosa confermata da Freud. Lo spettatore si immedesima nel protagonista che commette violenza e ne diventa quindi partecipe e in questo modo sfoga esorcizzandolo il suo impulso e comprende gli effetti negativi a cui porterebbe. Per questo Alex piace tanto, anche se nessuno è d'accordo con lui. Ed in secondo luogo associare il brutto, la violenza, al bello, l'arte, e infatti celebre la scena di Kubrick di usare musica classica ed opere d'arte in tutto il film. In questo modo la violenza finisce per diventare stranamente bella, la lotta diventa una danza, i criminali diventano artisti, c'è eleganza nella brutalità, tutto è più distante. Come ha fatto notare Zizek, sono musiche utilizzate nella storia anche da dittature, utilizzate da politici e governi opposti tra loro. Ironicamente c'è un'unità fondamentale nella musica e, come ha fatto notare il caro Victor Laszlo 88, anche nei campi di concentramento c'era musica classica. Questa associazione morbosa tra qualcosa di meraviglioso e puro e qualcosa di orribile contribuisce a creare quella surrealtà che diventa tortura aggiunta. E queste musiche ispirano in Alex fantasie di natura violenta. La musica ha spesso il potere di suscitare viaggi mentali di vari stati emotivi. E al tempo stesso è l'arte a venire brutalizzata. Vediamo esempi di opere artistiche deformate o sessualizzate. Nella stanza di Alex è presente un serpente domestico, simbolo fallico, scelto da Kubrick perché l'attore aveva paura dei rettili, che è puntato verso il riquadro di una donna nuda, simboleggiando l'atto sessuale. Questa è fondamentalmente la doppia natura dell'uomo. Siamo una specie intrinsecamente violenta e siamo anche capaci di creare le opere di Mozart. L'uomo è anche questo, ed in effetti Alex è da un lato un personaggio orribile, si sbaglia chi lo definisce eroe byroniano o antieroe, non ha nulla di eroico, è semplicemente il protagonista, ma dall'altro lato ha anche molti aspetti insolitamente positivi, ama la musica, classica, in particolare il buon Ludovico Van, arriva giustamente a pestare uno dei drughi che aveva fatto una pernacchia all'esibizione della Nona davanti ai sofisti della televisione. Ha un linguaggio elevato, il Nasdaq, che è un linguaggio quasi puerile che rende tutto quanto quasi comico, ossia un misto di inglese e russo nato dalla mescolanza culturale tra blocco americano e blocco sovietico, simbolo forse di una generazione della controcultura. Una innegabile eleganza. Alex è di fatto un esteta. Vediamo anche come i genitori sono totalmente passivi alla violenza del figlio, sicuramente diranno al TG che era un bravo ragazzo e salutava sempre. Ma qui vediamo anche una nuova figura, quella di Mr. Deltoid. Lui è un rappresentante dello Stato, lui vede in Alex il criminale che è e lo afferra per i genitali, ciò simboleggia la morsa castrante dello Stato sull'individuo. Alex è un pesce carnivoro, ma lo Stato è lo squalo. Significa che Alex può prendersela solo con i deboli, ma se dovesse sforare troppo cadrà vittima a sua volta dello Stato e lo Stato è a sua volta un Alex, è violento. Alex significa senza legge. Alex è uno psicopatico psichiatricamente, ossia una persona incapace di provare empatia e con serie difficoltà a controllare gli impulsi di natura estremamente distruttiva. Alex comprende che ciò che sta facendo è sbagliato, dice che lui non obbligherebbe mai i buoni a diventare cattivi e non comprende il loro tentativo di fare a lui l'opposto, semplicemente non gli interessano le conseguenze. Alex è un personaggio che quindi ha molto di dionisiaco, afferma la sua volontà di potenza, una volontà che è distruttrice ma è anche creatrice, artistica, guidata da una musica e da una bellezza tutta sua, irrazionale. Eros e Thanatos, amore e morte, i due principi psichici dell'uomo. Se in Scimoneta abbiamo visto la società come piena di sessualità, stavolta la vediamo come piena di violenza, tutto è violenza. Alex, in una scena storica, violenta una donna davanti al marito, e la canzone fu totalmente improvvisata dall'attore. E poi c'è violenza contro i membri della gang per ristabilire primordiali gerarchie da maschio alfa. Poi Alex utilizza una statua fallica, l'arte è sessualizzata, per colpire una donna, simbolo di penetrazione, della violenza della sessualità, cosa evidente dal fatto che spuntano bocche dentro bocche.
bocche in arte pop. L'apparato genitale femminile è visto come un analogo di una bocca, e venire quindi tradito dai suoi compagni e arrestato. A questo punto è quindi lo Stato ad essere violento su di lui. Alex resta il nostro punto di vista privilegiato, simboleggiato dal fatto che le lenti sono distorte mostrando gli altri personaggi, solo con Alex sono oggettive e hanno spesso lui al centro. In carcere Alex entra in contatto con un prete cattolico e le letture della Bibbia, che però si trasformano in immagini di tortura, rievocando i passaggi più violenti. La Bibbia, come tutti i testi sacri, è pieno di passaggi violenti, ancora una volta il tema centrale del film. La violenza è imperante nella natura umana e in tutta la sua cultura, anche la religione deve affrontare questo tema. Alex frusta Gesù nelle sue fantasie, esemplificando il suo rifiuto del cristianesimo e di ogni morale. Alex viene iscritto alla cura Ludovico, basata sui principi della psicologia comportamentale criticata dall'autore e al condizionamento pavloviano. Ad Alex vengono mostrate immagini di uno schermo con violenza, estremamente simile al fatto che noi spettatori stiamo guardando violenza. Ed Alex commenta come tutto sembri più reale sullo schermo che non nella realtà, ed inizia a sentire un forte disagio mentre è obbligato a tenere gli occhi aperti, come nella caverna di Platone. Questo perché con una droga gli viene causata sofferenza in modo che il suo cervello associ quelle immagini al disagio, in modo da condizionarlo. Si chiama punizione positiva, ossia attivare qualcosa di sgradito al soggetto e non farlo più. Ma durante la visione c'era la musica di Ludovico Van, e quindi Alex, urlando e piangendo, si rende conto che finirà per odiare anche il suo autore preferito. Questo è doppiamente importante. Da un lato mostra la violenza dello scienziato su Alex, che gode nel farlo soffrire, dall'altro mostra la critica di Kubrick e Borges all'idea di censurare e reprimere gli impulsi umani, perché questi sono gli stessi impulsi che ci permettono di creare musica e arte. Alla base del bene ci sono gli stessi meccanismi del male. Togliendo la capacità di fare il male, si toglie anche la capacità di fare il bene, creando un automa, un'arancia meccanica che sembra dolce e naturale all'esterno, ma è un cieco meccanismo obbligato e senza sapore all'interno. Alex urla di aver capito che è sbagliato essere violenti, ma lo ha capito veramente o sta solo piegando il suo spirito ad una punizione? Qualche politico potrebbe accontentarsi di questa soluzione, ma ciò sarebbe un gravissimo errore, perché un cane bastonato obbedisce soltanto finché ha il bastone, e se perde il bastone, non esiterà ad attaccare. Alla fine di questa terapia viene dimostrato che Alex è incapace di violenza, anche se lo si tormenta, non reagisce, e se ci prova, sente quell'orribile disgusto che lo blocca. Il politico accenna che questo è solo l'inizio di un disegno sociale, una società in cui i bisogni vengono repressi e offuscati con farmaci, qualcosa che abbiamo già visto in We Happy Few, dove tutti devono essere felici. In The Brave New World, dove tutto viene ridotto ad una ricerca continua del piacere, e nel Grande Fratello, dove la ribellione è repressa in ogni modo, 1984. È insomma l'inizio di una distopia. L'unico che protesta è proprio il prete, che fa notare che il ragazzo non sta scegliendo di non fare il male, è obbligato chimicamente. Se non è una sua scelta, allora non è una vera buona azione, non è diverso da un robot. Come aveva detto, se l'uomo non può scegliere, smette di essere uomo. Ironicamente vicino alla concezione di Nietzsche, l'uomo è essenzialmente volontà. E attenzione, perché Alex ha ancora quegli impulsi, quelle fantasie, semplicemente non le può applicare, non è veramente guarito. Alex ormai è un automa, non potrà fare del male, ma senza libero arbitrio, di fatto è un oggetto. La sua non vita è una tortura. Quando viene liberato, il karma si manifesta facendogli trovare le reazioni per la sua vita passata. Incontra prima i suoi parenti, che hanno dato via la sostanza e buttato il serpente, simbolo della castrazione. Poi il vecchio che aveva pestato, ed ora è lui a pestare Alex, che non può difendersi. Di nuovo, la società come violenta. Alex è solo l'unico che lo ammette. E di nuovo gli errori della cura Ludovico, perché l'errore consiste nel pensare che la rabbia sia una cosa negativa, da reprimere. Invece la rabbia è una cosa buona, ci permette di capire le ingiustizie nel mondo, di combatterle, di prendersi cura di noi stessi. Togliendo ad Alex la rabbia attiva, gli tolgono sì la violenza, ma anche l'autodifesa, e così può solo rimanere passivo mentre viene pestato. Ed infine la sorpresa. I due poliziotti che soccorrono Alex sono i due drughi, che hanno come numeri 665 e 667, quindi Alex sarebbe diventato il 666. Il tema della violenza nella polizia, secondo la psicanalisi freudiana, coloro che sono violenti sono trattati come malati, eppure possono tranquillamente trovare posto nella polizia e allora saranno considerati eroi, dove potranno sfogare la loro violenza in un modo che è accettato dallo Stato. E così i due drughi ora sono pubblici ufficiali, quindi intoccabili e non criticabili, e pestano a morte Alex in una scena memorabile. Provate a rimanere in apnea come lui. Gli si era rotto il tubo che gli dava ossigeno e l'attore è rimasto a trattenere il fiato, oltre ad essersi incrinato una costola e aver subito l'abrasione di una cornea in varie scene. Alex viene quindi soccorso dallo scrittore di cui aveva violentato la moglie, che lo riconosce per via della canzone. Lo scrittore sembra volerlo aiutare, ma in realtà intendeva sfruttarlo come critica al governo, che ha applicato su di lui questa cura. Anche lui in fondo usa Alex. Lo scrittore rappresenta quei critici liberal che odiano il film perché non concorde con la loro idea che l'uomo sia intrinsecamente buono e la società lo corrompa.
Kubrick critica questa idea mostrando che l'uomo è violento prima della società. Al tempo stesso Kubrick critica l'idea opposta del fascismo multimediale, secondo cui l'uomo è un mostro e la società deve tenerlo sotto controllo, mostrando invece che la società è peggiore ed è essa stessa violenta. Il succo di Kubrick è: la violenza è ovunque, in ogni cosa, negarla è inutile. Reprimerla con altra violenza o fare finta che questa non sia connaturata nell'uomo significa ignorare il problema. Lo scrittore, tipico oppositore di professione, intellettuale astratto, subisce una violenza sessuale, la sua razionalità viene infranta dalla violenza giovanile. Alex viene obbligato ad ascoltare musica classica e tenta di togliersi la vita gettandosi dalla finestra. Si risveglia in ospedale, i sintomi della cura sono spariti e a trovarlo è il politico conservatore che gli ha imposto la cura stessa. Egli dice che lo scrittore è stato arrestato e anzi propone ad Alex un posto in politica e lui prontamente accetta. Il politico che imbocca Alex davanti alle telecamere simboleggia l'ipocrisia della politica di fronte alla violenza. Da un lato la condanna, ma è incapace di affrontare il vero problema. Dove nasce la violenza? Perché la gente commette crimini? Preferendo, invece di fare enormi spese, invocando le tanto temute tasse per risolvere i problemi alla base del crimine, mostrare il criminale semplicemente come un mostro malato che diventa cattivo just because e che deve essere cancellato, e dall'altro come alla fine la violenza viene accettata per reprimere il dissenso. Il politico nutre la violenza perché di fatto è lui la vera radice del problema, e così Alex dice «sono stato curato», mentre si immagina un amplesso sulla neve venendo applaudito dai nobili, simbolo di come la sua ultravolenza sarà adesso accettata ora che è uniforme e nessuno si azzarderà a toccarlo. Così l'antisistema divenne parte del sistema. Il film rappresenta bene questo circolo continuo tra violenza e tentativo di bontà e di nuovo caduta, da cui non ci si può mai liberare. Un circolo, come un orologio meccanico, ha fatto notare Wisecrack. Kubrick non sta dicendo che bisogna accettare la violenza, al contrario, il film è una chiara condanna della violenza mostrata in tutta la sua brutalità. Fa invece comprendere che la radice della violenza è qualcosa di profondamente umano che non possiamo rifiutare, e che se eliminato produce non solo la perdita del libero arbitrio, ma anche dell'arte, dell'ingegno umano, e che invece dobbiamo cercare di eliminare l'ultraviolenza, il problema specifico, deviando gli impulsi in attività costruttive e creative, poiché hanno anche questa natura, invece di tagliare tutto l'albero e lavare via tutto. Il film mostra inoltre come l'intelletto non è una garanzia di bontà. Alex non è malvagio perché ignorante, ma conosce bene le sue azioni ed è un apprezzatore dell'altre. Ricordiamo che in Germania nel 39 c'era il quoziente intellettivo medio più alto del mondo, e hanno comunque eletto il baffone. Patentino di voto quindi sta merza. E anzi la violenza e l'intelligenza appaiono di nuovo legate. Non c'è campo come la guerra in cui l'uomo abbia portato maggior ingegno. Non per nulla si parla di arti marziali, ars bellica, si vede il discorso del maggiore di Helsing. Il film è una strenua difesa del libero arbitrio. Non ha senso privare l'uomo della libertà di scelta, perché a questo punto bisognerebbe farlo con tutti e renderci tutti robot, e un mondo senza male e anche senza bene, solo di obbligo. E chi decide fino in fondo cosa è male, cosa è bene, fin dove spingere l'obbligo? Tutte le distopie nascono con la premessa di controllare gli impulsi. Il film critica anche la concezione stupida di certe politiche sul carcere. Loro vogliono solo far soffrire il carcerato, non fargli capire dove ha sbagliato. E vogliono solo tenerlo bloccato, non reintegrarlo nella società. Creano delle bombe a orologeria, non dei cittadini buoni, e tutte queste credenze giungono infine a vedere l'uomo come una macchina, e quindi ironicamente si arriva alla contraddizione, poiché non si può punire l'uomo se davvero egli è solo una macchina che agisce sulla base di condizionamenti, che siano la cura Ludovico o l'ambiente. Come dice Alex, e dunque noi malcichi eravamo innocenti e nessuno poteva darci colpa. Coloro che dunque non credono nella reintegrazione e nella rieducazione, che pensano che sia bello e giusto cancellare la libertà, dimostrano automaticamente di essere nel torto a volerli punire. Un uomo è tale solo se può scegliere, uno schiavo obbedisce. Un uomo senza libertà è come un'arancia meccanica, inutile. Non si può eliminare a comodo ciò che ci piace e lasciare ciò che non ci piace e viceversa. L'uomo è uno, se levi la libertà non levi solo il crimine ma molte altre cose. Nel libro esiste un capitolo ulteriore in cui Alex è cresciuto e medita di diventare una persona per bene. Molti hanno criticato questo finale perché non abbastanza cinico e troppo banale, e invece è in linea con l'idea di tutto il libro, ossia l'uomo è capace di libertà, di cambiamento, e che l'ultraviolenza è anche dovuta ad una fase, l'adolescenza, che poi passa. Ricordiamo che è un romanzo parzialmente biografico. L'autore vide sua moglie subire violenza da soldati americani, e ha anche stato prodotto un altro film su Arancia Meccanica chiamato Vinyl, prodotto da Andy Warhol, niente meno. Il film ha generato una marea di citazioni in tutti i media, a testimonianza di quanto la sua filosofia è fondamentale. Vi lascio il link a Amazon sia del libro sia del film in descrizione. Ne approfitto per salutare sia Fenry, sia la piccola Petra, probabilmente la più piccola tra tutti i miei iscritti, e ringraziarli per il loro supporto al canale. Il video è rallentato dalla rotellina. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a visitare la pagina Facebook, il canale Telegram, il profilo Twitter, il canale Twitch dove faccio live, la pagina TP Patron Europeo se vuoi donare per sostenere il canale, il profilo Instagram e anche il mio profilo Wattpad dove scrivo storie, trovate tutto in descrizione. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ringrazio i miei Patrons e ci vediamo al prossimo video.